versetto 18, alla tua discendenza io darò questa terra, no? Che va appunto, che dove oggi ci sono i Perizziti, gli Evei, eccetera, eccetera, e alla tua discendenza, intendendo Isacco, però la letteratura proprio patriarcale dedica meno capitoli ad Isacco rispetto agli altri, perché moltissimi saranno poi quelli dedicati a Giacobbe e che si concluderanno in effetti con la fine stessa di Genesi, con la storia che poi si interseca naturalmente di suo figlio Giuseppe. A noi allora sta vedere che funzione abbiano questi capitoli, che vanno appunto dal 23 alla prima parte del 25, e vedere la loro grande importanza, pur tuttavia. Intanto, così, per chi forse, insomma, no, voi siete anche aggiornati sul modo in cui si leggono i testi, cioè facendo una lettura così narrativa di Genesi, ecco, noi ci troviamo proprio al centro di questo libro, nel cuore del libro, perché se il libro consta di 50 capitoli, siamo al 25, quindi succede qualcosa evidentemente di importante. Chi crede nelle strutture anche, no, retoriche cosiddette dei libri, sa che chi le applica vede nel centro del libro il messaggio più importante del libro. E io sono d'accordo con questi studiosi che danno questa prospettiva al testo e anche appunto al modo di leggerlo. Perché? Perché appunto al capitolo 25, leggeremo alla fine il capitolo 25, perché abbiamo appunto noi fino al versetto 18 del capitolo 25, ecco, se consideriamo davvero i primi versetti, la prima parte del capitolo 25, il cuore del testo di Genesi, noi troviamo lì la morte di Abramo. La morte di Abramo ha una funzione fondamentale nel libro di Genesi. Questa è una tesi con cui, diciamo, noi ci accostiamo a questa lettura. E insieme alla descrizione della morte di Abramo, in quei 18 versetti noi troviamo le tre discendenze di Abramo. Abramo non avrà solo una discendenza dal punto di vista, diciamo, umano, quindi la narrazione del futuro di Abramo, quindi di quelli che sono stati i figli di Abramo, va sulle tre mogli che lui ebbe, perché lui ebbe Agar, l'egiziana, e quindi una discendenza da Agar, che in quel capitolo viene descritta attraverso i discendenti di Ismaele, e i discendenti di Ismaele furono 12 principi. Lo stesso numero che poi noi vedremo nei figli di Giacobbe, quindi i nipoti di Isacco. E poi c'è appunto l'altra moglie, che è Agar. Io dico moglie per dire le donne con cui lui, diciamo, ha avuto dei figli, in questo senso, tanto conoscete bene la condizione di queste donne. Poi Sara, che ha Isacco, e vedremo quale ruolo speciale avrà Isacco, d'accordo? E chi darà ad Isacco un privilegio, perché Isacco, in queste tre famiglie che vengono fuori da Abramo, avrà un privilegio, cioè avrà una benedizione speciale e avrà poi un ruolo speciale, ma lo vedremo sempre alla fine. Adesso vorrei semplicemente mostrare come Abramo fosse padre di tanti figli e quindi proprio avesse dei popoli che nascessero da lui, quindi non è ancora popolo eletto quello di Abramo, perché Abramo allora ha la discendenza di Agar, la discendenza di Sara e la discendenza di Keturah o Keturah, come preferite, che significa incenso, no? Ketoret significa incenso in ebraico, Keturah, insomma, la profumata, l'incensata, no? D'accordo. Keturah è, anche lei ha sei figli, poi ci sono dei nipoti, eccetera, e tra i suoi figli, diciamo, di Keturah c'è anche Madian. Quindi noi possiamo pensare
a queste tre discendenze anche dal punto di vista, diciamo così, geografico. I figli dell'egiziana saranno i popoli del deserto, diciamo, quelli, no, popoli che vivranno poi nelle zone desertiche. I figli di Sara saranno, ma quelli che vivranno poi nella terra di Canaan, quindi gli ebrei, e i figli di Chetura saranno appunto i madianiti. Quindi, ma ci sono i nomi dei figli di Chetura ci dicono un po', come dire, quelle popolazioni, quelle città, cioè sono nomi anche, come dire, indicativi di piccoli popoli che costituiscono, diciamo così, anch'essi un tessuto di questo bacino dove appunto sono tutti figli di Abramo. Quindi noi in questo capitolo 25 cosa vediamo davvero? Una specie di fondazione di tante nazioni del mondo. Io vedrei addirittura qualcosa di molto simile ai figli di Noè. Noè anche ebbe tre figli e da questi tre figli venivano le tre, qualcuno le ha chiamate le tre razze umane, secondo le conoscenze che si avevano, ma anche Abramo ha tre discendenze. Pensate anche al numero simbolico del tre, per dire comunque una pienezza. Quindi Abramo davvero è padre di molti popoli, lo sarà anche per altre ragioni, ma qui noi vediamo proprio questa radice attraverso queste tre donne di questi popoli, che erano in fondo forse tutti i popoli che abitavano almeno nell'area più ristretta del bacino del Mediterraneo, che toccava così l'interesse del